ding ding ding. Ha ha ha. Hit brr. Ramaya. Ramaya. Bo Ramaya. Abantu Ramaya. Miranda Kumala. Russo oggi una doppietta contro la Domina Neapolis, un primo gol su punizione che ha sbloccato la partita e poi un altro gol da lontano. Che difficoltà ci sono state in questa partita e come può proseguire la stagione del Napoli? Beh, questa partita è stata abbastanza fisica, come si è visto, combattuta abbastanza a centrocampo. Le occasioni che hanno sbloccato la partita sono state il primo una palla inattiva, così come il terzo, quindi è stata una questione di episodi, poi si è messa comunque in discesa. La stagione può finire bene, quinto risultato utile consecutivo, pensi che il Napoli possa crescere ancora in queste ultime partite? Per me è un bel gruppo, un gruppo che è cresciuto tanto sin dalla prima partita, quindi se questo è l'andazzo può concludere bene allo stesso modo. Alessandro Riccio, allenatore del Napoli, una partita molto combattuta soprattutto nel primo tempo, poi sbloccata da una punizione di Russo, le cose sono andate meglio. Cosa è andato bene e cosa meno in questa partita contro la Domina? Sì, praticamente è stata una partita dai due volti, però con un filo conduttore comune tra i due tempi. Il filo conduttore è stato quello che praticamente non abbiamo mai subito e questa è la nota positiva. Insomma, diciamo, il nostro portiere in Maiano non ha fatto quasi mai una parata. Solo il primo tempo eravamo un poco così, meno decise, meno sicure, anche se avevamo sempre il controllo del gioco. Il secondo tempo ho chiesto alla squadra di verticalizzare di più, di dare di più, soprattutto là davanti, perché la stavamo solo contenendo, la stavamo solo gestendo. Nonostante questo, il primo tempo comunque abbiamo avuto due occasioni per andare in vantaggio, non ci siamo riusciti. Il secondo tempo siamo scesi un attimo più convinte, abbiamo creato di più, anche se due gol sono due gol dei tre sono arrivati su calci piazzati, però appunto ce li siamo creati. Quella è stata appunto la cosa positiva del secondo tempo. Paola Di Marino, oggi 100 presenze con la maglia del Napoli, rientrata da poco dopo un lungo infortunio, sta crescendo chiaramente ancora un po' indietro, cosa può dare il suo rientro a questa squadra? No, il rientro di Paola sicuramente è decisivo e può dare tantissimo, perché io ritengo Paola Di Marino non solo quest'anno ma anche gli altri anni quando giocava in Serie A, per me titolarissima. Ha tutte le qualità per farlo, poi è una ragazza che insomma si fa molto voler bene all'interno del gruppo, è una di quelle che fa gruppo. E il suo ritorno per noi è importante, importantissimo, è tornata contro la Roma, penso che la sua presenza si fa sentire e soprattutto può essere con il tempo una scuola per quelle più piccoline. Di sicuro ci riesce a dare quel pizzico di esperienza in più che in questa squadra non manca mai, perché a volte noi non sappiamo gestire le partite. Lei è una di quelle insieme a Manuela Schioppo che ci può dare quell'esperienza. Poi faccio auguri appunto per le 100 presenze, ne auguro non 100 ma
ma molte di più con il Napoli calcio femminile.